Queste le parole del nostro direttore in merito alle dinamiche e alle questioni che si sono sviluppate oggi in Italia e anche all'estero, ma proprio dalla pagina dell'estero desideriamo aprire con la nostra inviata, la nostra corrispondente di guerra, direttamente dal fronte in Ucraina per parlarci del conflitto, degli sviluppi di questa terribile vicenda che sta coinvolgendo le nostre vite da più mesi a questa parte. Pertanto passerei la parola alla nostra inviata Irina Gulei. Buonasera Irina. Salve. Buonasera Irina, ti ritroviamo questa volta con uno scenario ben diverso rispetto a quelli ai quali ci avevi abituato nell'ultimo periodo, che richiama fortemente il conflitto di questi ultimi giorni. Vogliamo passare... La guerra. Sì? La guerra. Assolutamente. Non è un conflitto, sì, la guerra. Assolutamente sì, l'evacuazione della regione di Luhansk non è più possibile, oggi hanno sparato anche a un autobus blindato, me ne confermi? Sì, prima di raccontare di queste cose orribili che adesso stanno succedendo al fronte, direi che io non proprio al fronte, sono a Kiev. Kiev c'era il fronte, diciamo due settimane fa, e dietro di me vediamo questa barricata che è stata costruita dai nostri militari, c'erano qua. Io non sono lontana da casa mia, qua vicino c'è il mio palazzo dove abito io, invece qua proprio vicino alla strada c'è questa barricata. Qui vedete la scritta Slava Ucraini, cioè Gloria all'Ucraina, poi ci sono questi sacchetti e lì dentro c'è proprio il posto da cui si può sparare, ci sono i buchi tra cui questi qua, ecco qua, questo è il buco da dove potete sparare e vedere il nemico. Okay. Non è a caso qua, perché proprio qua vicino arrivavano i russi, proprio qua vicino, e non lontano da qui c'è anche questo centro commerciale che è stato bombardato e la settimana scorsa vi ho fatto vedere questo certo centro commerciale bruciato. E quindi sì, così è la vita adesso di capitale dell'Ucraina. E adesso al fronte, parliamo del fronte. Allora, evacuazione dalla regione di Lugansk adesso non è possibile più. Oggi hanno sparato un autobus blindato con cui volontari volevano far partire la gente, 10 persone volevano lasciare la città, volevano evacuarsi, però questo auto è stato sparato e un giornalista francese è morto. Questo giornalista sì, faceva... Avviso, perdonami Irina, intanto avviso tutti gli spettatori che sono immagini molto forti e quindi pertanto sono adatte a una visione solamente di adulti. Sì, e quindi questo giornalista è stato sparato e ucciso, faceva il suo film dell'evacuazione. E tutto è finito così, quindi sì, cercavano di aiutare alla gente di lasciare questi posti ormai molto pericolosi, perché li sparano e adesso vi faccio vedere come sparano proprio la gente, poi anche le case civili, e quindi abbiamo anche tra le vittime il giornalista europeo, il giornalista francese, purtroppo. Sì. Poi questa è sempre la strada vicino alle città più calde adesso, cioè Severodonetsk, Bakhmut. Poi a Severodonetsk possiamo vedere queste ultime immagini che vi ho mandato. Vediamo questa città, ci sono gli edifici bombardati, e poi questa signora saluta il suo con questo video figlio, e proprio mentre parla succede questo. Adesso vediamo, lei vede qualcosa, forse sente? Sì, a breve. E poi
questo colpo, questa esplosione, questo edificio è stato colpito, non sappiamo di cosa, da un proiettile, non credo che è stato un razzo, però è stato colpito, non so cosa è successo con le signore, però la vita lì è così, quindi evacuarsi da questi posti è necessario per essere vivi, per essere sani. E la vita lì è così, e invece con quello che è successo oggi con il giornalista francese, con un autobus blindato, ormai non è possibile lasciare queste città. Assolutamente sì, assolutamente sì. Pertanto proseguono i bombardamenti sulle case civili a Severodonetsk. Oggi c'è stato anche un incontro comunque da parte delle istituzioni europee con il ministro degli affari esteri francesi in Ucraina a Kiev, il ministro Catherine Colonna, mi confermi, Irina? Sì, sì, Catherine Colonna oggi è arrivata a Kiev con la visita ufficiale. Lei ha visitato Bucha. Poi hanno parlato con il presidente Zelensky, adesso vediamo, c'era anche conferenza stampa con i nostri ufficiali, con Kuleba. Il nostro presidente ha detto che adesso è molto importante dalla parte della Francia di aiutarci con le armi, di diventare i membri dell'Unione Europea, però poi ha partecipato anche Kuleba, Dmytro Kuleba, il nostro ministro degli affari esteri, in questa conferenza stampa, e lui era più duro del nostro presidente. Lui ha detto che siamo già stanchi da quelle decisioni che fa l'Europa, queste decisioni a metà. Non ci danno decisioni precisi, sempre giocano con le risposte e così non finiamo con i processi necessari mai, né con le armi, né con la nostra adesione dell'Unione Europea, con niente. E quindi lui era proprio duro durante questa conferenza stampa. E sempre chiediamo le armi. Dopo quella visita ci hanno promesso, non saprei dire se questa decisione è stata fatta dopo la visita di Catherine Colonna o prima, ma oggi ci hanno detto che tra un po' sarà un nuovo partito delle armi di Kaiser. Sappiamo che Kaiser, la zona che può colpire Kaiser non è lontano, diciamo 20 chilometri, non è lontano, non è quello che chiediamo sempre, diciamo le armi pesanti, però comunque abbiamo quello che abbiamo. Poi una cosa molto interessante che è successa oggi è che Erdogan ha proposto al nostro presidente, anche a Putin, di fare un colloquio, i negoziati tramite il telefono. E okay. Lui può essere, diciamo, anche lui può partecipare e diventare mediante, diciamo, in questi negoziati. Assolutamente sì. Il nostro presidente ha già risposto, ha detto sì, che lui sicuramente parteciperà, però la risposta da Putin non l'abbiamo. Invece nelle medie italiane ho già letto che lui ha risposto di no. Per adesso non sappiamo, le nostre medie dicono che la parte russa non ha risposto, invece le medie italiane dicono che ha detto di no. E adesso ho visto, anche dopo la visita di Catherine Colonna, che anche la Francia vuole essere mediante durante i negoziati.
Vediamo come finirà questa storia con i negoziati, però con tutte quelle sì o no dalla parte di Putin, sappiamo che lui è qua in Ucraina non per parlare, non per fare i negoziati. Lui è qua per prendere il territorio, per prendere il grano, per uccidere gli ucraini. Quindi aspettare i negoziati da parte della Russia, è proprio da lì che dobbiamo aspettare i negoziati. Invece l'Europa sempre chiede proprio dalla parte ucraina di continuare con i negoziati. Non siamo noi che non vuole proseguire. Assolutamente sì, Irina. Mi confermi che questa sera sarai anche te parte dei numerosi ospiti presenti alla nostra trasmissione L'imprenditore e gli altri, quindi senza alcun dubbio fornirai anche ulteriori aggiornamenti sull'andamento della guerra, e qualora ci dovessero essere delle news dell'ultima ora le fornirai a tutti i nostri telespettatori? Sì, certo, stasera saranno le notizie ultime che oggi non proprio riusciamo a metterlo adesso. In quest'ora avremo possibilità di parlarne più profondamente. Assolutamente sì. Di quello che sta succedendo adesso non solo in Ucraina, ma attorno all'Ucraina, nell'Europa, cosa dicono gli Stati Uniti, europei. E sempre ci interessa anche quello che fa o dice Putin di quello dei suoi piani qua in Ucraina. Quindi abbiamo già qualche anticipazione su quanto verrà detto dalla nostra Irina Gulay questa sera all'imprenditore e gli altri. Io rinnovo i ringraziamenti vivissimi nei tuoi confronti, Irina, per lo splendido lavoro e il contributo che ci dai ogni giorno dall'Ucraina, e rinnovo un saluto e soprattutto a vederti anche questa sera. Grazie, a presto. Grazie mille alla nostra inviata di guerra in Ucraina, Irina Gulay.